Amici sportivi alla visione, in campo sportivo posto di Prato La Serra, settima giornata d'andata del campionato Primavera Team Girone B, sono di fronte i padroni di casa dell'Avellino e gli ospiti del Pescara. Passiamo subito alla lettura delle distinte, partiamo come sempre dalla squadra che ospita, l'Avellino, che schiera K tra i pali numero 1, numero 2 Todisco, 3 Dragone, 4 Crisci, 5 Sgambati, 6 Rescigno, 7 Pizzi, 8 Saccavino, 9 Lucignano, 10 Guttà, 11 Cozzolino. A disposizione Mazzone, Carmine Esposito, De Rosa, Rossi, Branchi, D'Acunzo, Tagliamonte, Bettinardi, Arciello, Ferraro, Gennaro Esposito e Krivka. Allenatore signor Renato Cioffi, il Pescara schiera Fargione tra i pali numero 1, numero 2 Malocu, numero 3 Diallo, numero 4 Mele, 5 Forte, 6 Di Giacomo, 7 Diana, 8 Capocasa, 9 Acatullo, 10 Del Sole, 11 Battista. A disposizione Scuccimarra, Dellicarri, Marcelli, Palestini, D'Angelo, Fulvi, Mancini e Sov. Allenatore signor Davide Ruscitti. Chiamato a dirigere il match il signor Luigi Carella, appartenente alla sezione di Bari, coadiuvato dai signori Domenico Palermo di Bari e Gianpietro Usselli di Taranto. È tutto pronto per l'inizio del match. L'Avellino nel corso di questo primo tempo attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi, percorso inverso per il Pescara. Padroni di casa nella tradizionale casacca verde, colori tradizionali anche per il Pescara, il bianco-azzurro, ultime formalità di rito, i collaboratori del signor Carella hanno controllato la stabilità delle reti, delle porte e stanno progressivamente prendendo la loro posizione di competenza. Un occhio al cronometro per il signor Carella. È tutto pronto per l'inizio del match. Campionato di primavera che nello scorso weekend ha osservato un turno di riposo per consentire alla Roma e all'Inter, vincitrici rispettivamente del campionato e della Coppa Italia, di sfidarsi nella finale unica di Supercoppa Italiana Team. L'atto conclusivo ha visto la netta affermazione della Roma, campione d'Italia, per 4-0 sull'Inter, che aveva vinto la Coppa Italia. Entrambe avevano disputato le finali contro la Juventus, entrambe quindi hanno avuto la meglio sui bianconeri e così hanno potuto giocarsi il trofeo. Trofeo che è finito nella capitale. Il match è iniziato da 50 secondi qui a Prato La Serra, Avellino in possesso palla con Pizzi, ancora il tocco di Pizzi, stavolta sbaglia per un momento anche il Pescara, va giù nel cerchio di centrocampo il capitano numero 4 Mele, calcio di punizione per gli abruzzesi. Avellino e Pescara nel corso di questa stagione si sono affrontate già a livello di Under 17, sempre qui a Prato La Serra. Il match lo scorso 24 settembre vide l'affermazione pescarese degli Under 17 per 1-0, la rete messa a segno da Borrelli. Adesso è campionato primavera, attacca il Pescara con Del Sole sull'auto di sinistra, entra in area Del Sole, tenta lo slalom, viene fermato da Rescigno, deve liberare l'area e ci riesce Todisco. Rimessa laterale per il Pescara che resta in zona d'attacco. Mele va a rilancio, palla respinta da un calciatore avellinese, torna in possesso palla il Pescara. Diallo imposta la formazione pescarese con il numero 5 Forte, l'appoggio per Mele. Ora Diallo che riesce a portare palla, riesce a servire in verticale Capocasa, ancora Forte. Il lancio del pescarese, l'appoggio di Del Sole per Capocasa. Diana ora per il Pescara, l'allungo per Del Sole, porta palla Del Sole, rinuncia per il momento al cross, ora va al traversone. La palla che attraversa tutta l'area di rigore e si spegne sul fondo, ha calibrato male il cross Del Sole.
palla fuori dalla portata di tutti, si è messa dal fondo per l'Avellino. Quando siamo giunti al secondo minuto, 0-0 tra Avellino e Pescara, è pronto al rilancio Cappa, estremo difensore dell'Avellino, il destro del portiere avellinese, svetta di testa Cozzolino, recupera la palla per il Pescara di Giacomo, lo scatto di Acatullo, l'anticipo di Rescino di testa, allontana Todisco, di testa pure Saccavino, alla fine il direttore di gara assegna un calcio di punizione alla formazione irpina. Rescigno nei pressi del pallone, sarà lui a battere il piazzato, attende il movimento dei compagni, ha intercettato un pescarese, la palla che s'alza al campanile, lo spiovente, di testa ci va, anzi di tacco Rescigno, ha sfruttato il rimbalzo della sfera sul sintetico, ora Guttà, lo scatto di Lucignano, viene affrontato da Diallo, la chiusura di Di Giacomo, rimessa laterale per l'Avellino che per la prima volta si affaccia nell'area avversaria, palla in aria per Cozzolino, il problema di girarsi, l'attaccante biancoverde, ancora Cozzolino, viene affrontato da Diallo, una serie di rimpalli, alla fine la squadra pescarese riesce a svogliare la matassa. Ora prova il break il team allenato da Ruscitti, l'appoggio sulla destra per Maloku, avanza il numero 2 biancazzurro Del Sole, in sovrapposizione Del Sole, supera lo scatto Dragone, palla al centro dell'area, colto in controtempo Battista che non è riuscito ad avventarsi sul pallone, rimessa laterale per l'Avellino, si rifugia in favore laterale di Giacomo, rimessa Avellino, lancio per Lucignano, si rinnova il duello con Diallo, ha ancora la meglio il numero 3 pescarese, ora Crisci, perde palla Crisci e la soffia Capitan Mele per il Pescara, rimessa abruzzese con le mani di Giacomo, lancio in avanti, Todisco ad allontanare di testa, calcio di punizione per il Pescara, gesto di stizza di Saccavino all'indirizzo del direttore di gara. Calcio di punizione per la formazione ospite. La soluzione Del Sole. Ancora Del Sole, mobilissimo sinora sul lato di destra, perde palla stavolta il numero 10. L'ostruzione efficace di Maloku su Pizzi. Circolazione di palla per il Pescara. Diallo, avanza il numero 3 biancazzurro. Acatullo, lo scambio con il compagno, trattasi di Di Giacomo, la palla è uscita, rimessa laterale, biancazzurra, sesto del primo tempo, 0-0, capocasa, lancio in avanti ad occhi chiusi, assist impreciso del numero 8 del Pescara, rimessa laterale per l'Avellino, il richiamo verbale dell'arbitro all'indirizzo della panchina biancoverde. C'è qualcosa che non va nell'abbigliamento degli effettivi irpini in panchina, da quanto ci pare di intuire. Ecco, il direttore di gara ha intimato ai panchinari di indossare in maniera regolare le cosiddette casacche, le cosiddette pettorine. Gioco nuovamente interrotto, intanto c'è stata un'inversione della rimessa laterale, dunque fallo laterale per il Pescara, ancora un lungo lancio in avanti, palla allontanata, lo spiovente, rimessa laterale ancora pescarese, rimane in trincea l'Avellino, ennesima respinta di Todisco, l'anticipo di Diallo, c'è fallo ai suoi danni, calcio di punizione per il Pescara,
Non è stato richiamato il fuorigioco pescarese, ma il fallo su Diallo. Calcio di punizione per gli abruzzesi, Capitan Mele alla battuta, la sventagliata sul lato di destra. L'intervento di testa di Dragone si accontenta del corner di Ana, che era scattato benissimo alle spalle del numero 3, il quale però è riuscito a toccare il pallone di testa e ad evitare che la sfera pervenisse a Diana. C'è calcio d'angolo per il Pescara. Sarà lo stesso Capitan Mele a battere il tiro dalla bandierina. Ecco il corner, palla in aria. Respinta bianco-verde, rincorre la sfera Diana. Passaggio all'indietro per Di Giacomo, il lancio di Di Giacomo. Attenta la retroguardia erpina. Però prova a distendersi, l'Avellino ha intercettato Di Giacomo. Calcio di punizione per il Pescara. Alle spalle di Di Giacomo c'era Pisi, ma è stato bravo il difensore pescarese ad intuire la traiettoria del pallone. Ecco Diallo che avanza, il lancio di Diallo, lo scatto del numero 11 Battista. La palla che schizza via sul fondo. Rimessa laterale per gli avellinesi. Richiama l'attenzione dei suoi cap. Di testa Crisci. Si gioca in un fazzoletto di terra. C'è un po' di confusione. Una serie di batti e ribatti. Intervento di Malocu ai limiti della regolarità. Poi non c'è intesa tra Pizzi e Lucignano. Altra rimessa laterale per gli abruzzesi. Intervento efficace, puntuale di Dragone. Capocasa. Todisco. Tanti interventi di testa nei contrasti. Altra rimessa per gli abruzzesi. L'allungo di Capitan Cozzolino. Lotta Lucignano. Va giù l'attaccante biancoverde. Sorvola il direttore di gara. Todisco che ruba palla all'avversario. Ma c'è rimessa per il Pescara. Buon ritmo sinora. Anche se dopo 10 minuti di partita non si contano occasioni da rete. Le indicazioni, richiami di Cioffi all'indirizzo nella circostanza di Lucignano. Di testa ancora Crisci. È sempre il Pescara a battere la rimessa laterale. Ancora gli abruzzesi. È regolare l'intervento di Cozzolino sull'avversario. Si può giocare. Avanza il Pescara. Lo scatto di Del Sole, ma su di lui ringhia sgambati. Messa laterale per gli abruzzesi in zona d'attacco. Siamo sul versante di destra. È pronto Malocu ad andare alla battuta con le mani. Nucleo di calciatori in aria. La sfera che perviene nell'area biancoverde, però fuori riesce, ci prova dalla distanza Di Giacomo, a svirgolata del numero 6, appena fuori dall'area di rigore. Nessun problema per K. Palla che è terminata in faro laterale. Todisco alla battuta. Svetta Di Giacomo. Il Pescara che pressa e ruba palla. Intervento di Todisco. Alla fine c'è fallo. Calcio di punizione per l'Avellino. Lieve supremazia territoriale pescarese sino a questo momento. Anche se il portiere biancoverde K di pericoli non ne ha corsi. Dragone, rilancio in avanti. Palla ancora per Dragone, l'allungo di testa del terzino sinistro di Cioffi. Palla in faro laterale, non era facile francamente addomesticare quel pallone.
stacco di Maloku. Lucignano messo giù, calcio di punizione, richiamo verbale del signor Carella all'indirizzo del numero 5 forte. Alla prossima scatterà il giallo, ciò appare scontato, quindi deve stare attenta il numero 5 biancazzurro. Rimessa laterale per l'Avellino, che prova a rendersi pericoloso. Con le mani Todisco, palla in aria, Diallo di testa, per poca, non favorisce l'inserimento di Pizzi. Attento però Fargione a far suo il pallone. Disimpegno rischioso di Diallo. Anticipo di Dragone. Pizzi, ancora Dragone. Rincorre il pallone il numero 11, il capitano Cozzolino, che va subito alla rimessa con le mani. Il cross del numero 8, Saccavino. La palla però era uscita. C'è stata la pronta segnalazione dell'assistente, del signor Carella. Tutto inutile. Ha tardato un po' troppo Saccavino nel metterla in mezzo, come si suol dire. Calcio di punizione per il Pescara. 14esimo. E con la battuta della rimessa dal fondo. Altra interruzione. Calcio di punizione per l'Avellino. Rescigno a battere. Il lancio in avanti. Diallo la ricaccia via. Rescigno sgambati all'indietro per K. Eluso il pressing avversario. Dragone sulla sinistra, il lancio di Dragone, la palla che scavalca però Lucignano, l'anticipo puntuale di Diallo, di testa Dragone. Crisci per l'Avellino, prova ad insistere la formazione di Cioffi. Pizzi, Gutta, si allarga sulla destra per, e palla per Todisco, ancora Gutta. Era buona l'idea per Capitan Cozzolino. Ora però è un buon momento per l'Avellino. Todisco, Cozzolino non riesce a venire via al controllo degli avversari, viene neutralizzato. Ora prova a ripartire il Pescara. Fallo di Todisco sul numero 11 Battista. Calcio di punizione biancazzurro. Cambio di gioco a cercare Diana, l'intervento di Dragone. Messa laterale per il Pescara. Ancora biancazzurri. Diallo. Per un attimo aveva toccato Gutta. Attenzione ora. Sempre Pescara. Battista. Allontana Rescigno. Spazza l'aria il numero 6 biancoverde, l'altro numero 6 di Giacomo a battere la rimessa laterale. Lucignano, buono il dribbling su Diallo, lo scatto di Capitan Cozzolino sull'alto di destra, rimessa laterale per l'Avellino. Dovrebbe esserci inversione della rimessa laterale. Ha velocizzato troppo la battuta Cozzolino, oltre ad averne errato l'esecuzione. Ora ancora Avellino, Pizzi, Saccavino, intervento di Diallo in scivolata a rendere vano l'inserimento in profondità di Lucignano. Palla proprio per Lucignano. Cozzolino ha intercettato forte. Battista
prova a scattare Battista, viene fermato però, intervento in tackle di Lucignano, è sfortunato nel rimpallo di Recinio, chiedo scusa. Rimessa laterale ancora per il Pescara, Malocu con le mani. Palla sulla tre quarti, capocasa, Mele, Di Giacomo, il cross di Di Giacomo, la respinta di Sgambati, il placcaggio di Mele sul numero 8 Saccavino, calcio di punizione per i campani, ecco Rescigno. Lancio in avanti di Rescigno, capocasa, Battista, Di Giacomo, va incontro al pallone a Catullo, lo scambio con Battista, l'ennesima respinta di Sgambati, Di Giacomo lascia scorrere accontentandosi della rimessa con le mani, è il 18esimo 0-0 Trevellino e Pescara. Match valido per la settima giornata d'andata del campionato nazionale Primavera Team, trofeo Giacinto Facchetti, girone B. Rischia il numero 4 Crisci, ha portato un po' troppo palla, ha rimediato comunque la formazione di Cioffi. Dragone, Diallo, un gigante in difesa per il Pescara. Dragone, Sgambati, ancora Sgambati, l'appoggio sulla sinistra per Dragone, perde il duello con Diana, altra rimessa laterale, Guttà sul pallone, lo scatto di Lucignano, Diallo erra nell'allontanare il pallone, Pizzi, Saccavino, anticipato Cozzolino, è svanita una buona opportunità per l'Avellino. Rescigno, un po' troppo morbido nell'allontanare il pescarese di Allò, non c'è stata la cattiveria necessaria per poter creare seri pericoli alla porta avversaria e il Pescara se l'è cavata. Intanto c'è calcio di punizione per gli abruzzesi per fallo commesso su capocasa. Dunque calcio di punizione per gli uomini guidati da mister Ruscitti, che in classifica sono terzultimi con 3 punti insieme ai marchigiani dell'Ascoli e precedono il Benevento a 2 e l'Avellino ultimo con un sol punto. Seguiamo gli sviluppi di questo calcio piazzato, Del Sole e Mele sul pallone, alla fine il capitano, la battuta non è un granché, Lucignano, Cozzolino, lancio per Pizzi, ma c'è Diallo ad anticipare tutti. Si è rialzato l'Avellinese Cozzolino, ora Battista, fallo su Battista, calcio di punizione per il Pescara. Ventunesimo di gioco, forte, Diana, appoggio per Malocu, il traversone basso di Malocu, la respinta di Sgambati, altra rimessa laterale per gli abruzzesi, ancora Malocu con le mani, palla ancora in aria, sfera allontanata, siamo all'altezza della lunetta e poi K fa su il pallone senza difficoltà di sorte. Siamo difensore biancoverde, attende che i suoi compagni risalgono e va al rinvio. Battista,
scambio con Capitan Mele, fallo ancora su Battista, commesso da Guttà, calcio di punizione per il Pescara. Forte Diallo, Di Giacomo, avanza Di Giacomo, Del Sole, Battista, il cross al centro, la chiusura di Sgambati che ha letto benissimo la diagonale, alle sue spalle c'era Catullo pronto a colpire sotto misura, attento Sgambati, resta in zona d'attacco il Pescara. Allontana Cozzolino, altra rimessa laterale in zona d'attacco per gli abruzzesi. Il rimpallo favorisce il capitano Cozzolino. Messa dal fondo per la formazione irpina. 24 al nostro cronometro. Non si sblocca lo 0-0 a Prato La Serra. Si appresta al rilancio K. Di testa colpisce Battista, palla in foul laterale, con le mani è pronto Todisco per l'Avellino, lancio verso Cozzolino anticipato, ma ad alimentare l'azione per gli ospiti ci pensa Guttà, anche se Lucignano viene anticipato, lascia scorrere Guttà, con astuzia guadagna una rimessa laterale, lascia l'incombenza della battuta Todisco, Saccavino, il lancio non è preciso, può provare l'azione di rimessa del Pescara, ma Dragone, che sta disputando un'ottima partita, riesce a fermare l'avanzata di Diana che finisce col commettere fallo. Calcio di punizione per l'Avellino. Ecco Pizzi, porta un po' troppo palla, alla fine la perde, ma rimediano i suoi. Dragone, Crisci, il movimento di Lucignano che ha provato alla fine di corpo di disorientare l'avversario che non ha boccato al movimento dell'attaccante biancoverde. Prova ad insistere l'Avellino, Lucignano, il dai e vai tentato con Cozzolino, la palla resta buona. Di Giacomo è riuscito a neutralizzare il capitano biancoverde, anche se il numero 11 è rimasto al tappeto, teoricamente si può giocare perché Cozzolino è fuori dal rettangolo di gioco, ora però i pescaresi spediscono il pallone in foul laterale, è sempre il direttore di gara che deve eventualmente autorizzare la sospensione del gioco, però oggettivamente Cozzolino era fuori dal rettangolo, quindi poteva essere soccorso senza la necessità di interrompere il gioco. Avellino che resta provvisoriamente in inferiorità numerica, è rientrato il capitano biancoverde, dunque in campo siamo di nuovo in 22. Di testa Diallo, intervento rude, regolare di Saccavino. Ora Crisci fermato da Diallo, fallo di Crisci sul calciatore di colore del Pescara, calcio di punizione per la formazione abruzzese. 27esimo, 3 minuti alla mezz'ora, 0-0 tra Avellino e Pescara. E con la battuta del calcio piazzato operata da Mele, la respinta di Todisco, capocasa Battista, il pallone non filtra, ci sarà calcio d'angolo per il Pescara, avevano invocato un tocco di mano i biancazzurri,
il direttore di gara non è stato che lo stesso avviso ed ha concesso il calcio d'angolo agli ospiti, che ora hanno dalla loro una nuova opportunità. 27esimo. Con la battuta del calcio piazzato basso, uno schema, attenzione, il piatto di Mischia sotto porta e si salva l'Avellino nel Bailam. Attenzione perché non è finita. C'era stato una, il raso terra di Del Sole, la respinta di Kappa, che non è stato impeccabile nella circostanza. Poi un paio di tentativi in un anem del Pescara. L'Avellino però è riuscito a salvare la propria porta e si riparte da una rimessa dal fondo. Pescara vicinissimo al vantaggio al 28esimo del primo tempo. Ora Mele. Fallo commesso da Del Sole. Chiamo verbale anche per lui. Ha rischiato grosso l'Avellino, si è accesa una Mischia sotto porta, il Pescara non è riuscito a far gol. Todisco, Gutta, Todisco, Pizzi, va giù Pizzi, lascia correre Carella, Rescigno, palla che salza al campanile, ancora Rescigno, in suo soccorso Todisco, allontana il numero 2 biancoverde, si arrabbia Cioffi con i suoi. E dunque al 27esimo minuto il Pescara ad un passo dal gol dell'1-0. Calcio di punizione ora per gli irpini. Tutto è nato da una corta respinta di Kappa sul raso terra non certo irresistibile di Del Sole sugli sviluppi di quel corner. Diana, Maloku, gioco di prestigio con le gambe, fallo su Acatullo, piazzato per il Pescara. Batterà il capitano Mele, appoggio per Diallo. Battista, all'indietro per Di Giacomo, Diallo. Occhio al rimpallo, ha rischiato Rescigno nel contrasto con l'avversario. Richiamo verbale per il calciatore pescarese, che ha rischiato l'ammonizione per simulazione. Trattasi, per la precisione, del numero 10 Del Sole. Il rimbalzo del pallone ha ingannato Rescigno, che ha rischiato nel duello con l'avversario, anche se poi Del Sole ha accentuato la caduta, ricevendo anche il richiamo verbale dell'arbitro. Ora Di Giacomo, Battista, il contrasto di Cozzolino, appoggio ancora per Di Giacomo, all'indietro per Diallo, il casoterra per Mele, avanzata del capitano biancazzurro. Siamo nell'area di rigore, perlomeno per un attimo ce l'avamo con il pallone in lega di rigore biancoverde. Lucignano, il lancio di Cozzolino, il controllo di sinistro di Di Giacomo, palla allontanata, di testa interviene Crisci per i biancoverdi, ma c'è forte per il Pescara. Si riparte da Fargione, il lungo rilancio però Diana non riesce a pervenire sulla sfera, rimessa laterale per l'Avellino. C'è un cambio tra le fila locali, abbandona la contesa al 32esimo del primo tempo il numero 8 Saccavino. Al suo posto il numero 20
Luciano Arcillo. Con le mani dragone, di testa all'indietro Malocco a rischiare. Rimessa Pescarese. Mele. Intervento di dragone sul tentativo di allungo di Caposala. A Catullo. Forte, invia benissimo l'avversario. Intervento di Sgambati, ma c'è Catullo sul pallone. Ancora Catullo, trova il muro Rescigno davanti, palla sulla tre quarta. C'è Capocasa ad alimentare l'azione per gli abruzzesi. Dragone, il palleggio con eleganza viene via, poi si ferma, temporeggia. Dragone, Crisci. Arcillo, tra i più talentuosi della formazione guidata da Renato Cioffi. Ecco Arcillo, lo fronteggia Malocu. Arcillo con le sue finte, il cross di Arcillo che resta in possesso palla. Il gol dell'Avellino con Pizzi! Con Pizzi che di destro ha raccolto l'assist di Arcillo al 34esimo del primo tempo. L'Avellino dunque passa in vantaggio. La freddezza di Pizzi in piena area. Irpini in vantaggio. Azione caparbia di Arcillo sulla sinistra. L'appoggio preciso per Pizzi che di piatto destro ha fulminato Fargione per il gol dell'1-0. Dunque l'Avellino sblocca il punteggio. Gol di Pizzi, 34esimo del primo tempo. Arcillo, lo scatto di Lucignano, deve ora cavalcare l'onda dell'entusiasmo la formazione di casa che per la seconda volta nel corso di questa stagione in casa si ritrova in vantaggio. Era già accaduto con il Carpi, anche se poi c'è stato il gol del pareggio degli emiliani. Speriamo che questa volta le cose vadano un po' meglio e che l'Avellino possa brindare al primo successo in campionato, anche se è ancora presto, la partita è ancora lunga, c'è ancora un secondo tempo da giocare e circa 10 minuti e poco più di prima frazione. Dunque antenne dritte, forte il pressing di Arcillo, forte si rifugia da Forgione. Rimessa laterale per il Pescara che ora è sotto di un gol, formazione abruzzese che è al 27esimo del primo tempo, ha sciupato una clamorosa occasione per sbloccare lo 0-0. E punto Dragone con le mani. Arcillo insiste ancora con Arcillo, lotta con Diana. Rimessa con le mani per i pescaresi. Mele. Ancora Mele. Il rimpallo favorisce Crisci. L'uscita di Sgambati, Arcillo non riesce a superare Diallo che però commette fallo. Calcio di punizione per gli Irpini che stanno conducendo ora per una rete a zero. Dragone, intervento di Dragone sull'avversario giudicato irregolare, calcio di punizione per il Pescara. Atterrato Malocu, lo stesso Malocu a battere il piazzato. Palla forte che a sua volta ha servito Diallo. Lancio di Diallo. Ora Catullo. Movimento di Catullo. Crisci a spazzare via. Diallo che vince l'ennesimo duello con Lucignano. Ora forte.
Di Giacomo, di Allò, decide di buttarla via in avanti. Avellino attento, ruba palla. Ora Pizzi, autore del gol che sta regalando il vantaggio all'Avellino. Stavolta non è precisa l'impostazione biancoverde. Il Pescara può reimpostare. Diana, si accentra Diana, lo slalom del numero 7, prova la conclusione. Va giù a Catullo, sorvola anche in questo caso il direttore di gara. Ora Diallo, la rabbia pescarese allo svantaggio. Ora forte Diana, temporeggia. Mele, il lancio di Mele, di testa sgambata ad anticipare da Catullo. Il lancio di Pisi, è in posizione regolare Lucignano, si invola ma Diallo gli passa davanti e si rifugia in foro laterale. È stato più veloce di Lucignano Diallo, che sembrava involarsi con una certa facilità verso l'area avversaria. L'Avellino che resta in zona d'attacco. Ecco Arciello, il cross basso di Arciello, stavolta la respinta della difesa pescarese con Mele. Ora Del Sole, la serie di fraseggi degli abruzzesi. Parla ancora per Del Sole per vie centrali, non riesce il filtrante, anzi sì, la girata di Acatullo a beneficio di Battista. C'è la sovrapposizione di Di Giacomo. Battista sceglie il traversone, l'uscita di K, che poi si fa male nell'intervento sull'avversario. K ha travolto Del Sole, è l'uscita a mezza altezza di pugni. I contendenti restano entrambi al tappeto, necessario l'intervento dei sanitari delle rispettive compagini. Uscita spericolata del portiere biancoverde su Del Sole, che aveva tentato di avventarsi sull'assist morbido alla sinistra di Battista. Si rialza K, si è rialzato pure Del Sole, fortunatamente per entrambi non sembra nulla di grave. Si potrà riprendere dunque un'interruzione di cui Carrella nel computo del recupero terrà conto. Si va a rilancio. Cozzolino, tiene palla Cozzolino, il lancio di Todisco, palla che si perde nella terra di nessuno. Ci sarà rimessa dal fondo per il Pescara, che ha la necessità di sveltire i tempi essendo in svantaggio nel punteggio. Fargione, impotente sulla tap-in da distanza ravvicinata di Pizzi. Ancora Pescara, Di Giacomo, capocasa, il cambio di gioco per Maloku, all'indietro per Forte, restituisce la sfera a Maloku, il quale aggira Pizzi. Siamo sulla tre quarti, Del Sole ci riprova. La respinta di Sgambati, Cozzolino, Todisco, palla spedita in faro laterale, prova a premere la formazione di Ruscitti, che si appresta al primo cambio. Sostituito il numero 9 pescarese Acatullo, al suo posto il numero 18 Mancini. In chiusura di frazione, 42esimo del primo tempo,
lascia la gara a Catullo per Mancini, maglia numero 18. Dunque una sostituzione per parte prima dell'intervallo. Per l'Avellino Saccavino ha lasciato il posto ad Arciello. Avvicendamento tra Catullo e Mancini per il Pescara, l'ennesima uscita di pugni di K. Battista per gli abruzzesi, la conclusione, il colpo di testa di un difensore bianco-verde, trattasi nella circostanza di Rescigno. Todisco bravo su Battista, ma insiste il Pescara e alla fine la squadra ospite porta a casa un calcio d'angolo. Occhio ora alla dinamica. Pescara sullo 0-0 si è reso pericoloso proprio sugli sviluppi di un corner. È stato l'unico pericolo portato dagli abruzzesi ai campani. E con la battuta del calcio piazzato, il colpo di testa di Giacomo, anzi di Forte, chiedo scusa. E palla alta. Rimasto tra i pali K, Forte, da favorevolissima posizione di testa, ha mandato il pallone di poco oltre la traversa. Altro pericolo corso dall'Avellino su calcio d'angolo al 44esimo del primo tempo. Pescara vicino al pareggio. Mele, il lancio di Mele. Ennesima lettura in diagonale da parte di Sgambati. Di Giacomo per il Pescara. Chiude in attacco la formazione pescarese. Non trova il pallone del Sole, consentendo agli avversari di ricompattarsi. Ancora del Sole, che erra l'assist. Raccoglie il pallone Battista. K con tutta calma è pronto al rilancio. Siamo al 45esimo, 1-0 per l'Avellino. Decide il gol messo a segno da Pizzi al 34esimo minuto. Per il Pescara si registrano due nitide occasioni da rete. Guttà, Todisco, lo scatto di Lucignano che vince il duello con Diallo. Guttà, del Sole, lo affronta Crisci, ancora del Sole, Battista, Mele, duplice fischio del signor Carella che manda le squadre negli spogliatoi. Termina qui il primo tempo, Avellino in vantaggio per 1-0, ha segnato Pizzi al minuto numero 34. Il commento di Cristoforo Barbato. Ma è una partita che l'Avellino sta vincendo 1-0, anche se il Pescara ha fatto più gioco, l'Avellino ha impostato la partita sulle ripartenze, trovato un gol appena entrato Arciello che ha fatto una bella giocata sulla sinistra, ha messo la palla in mezzo e ha trovato questo gol, però deve stare attento perché il Pescara sembra avere decisamente più qualità, e anche se non è stato molto incisivo in questa prima frazione di gara. Grazie Cristoforo, risentirci per il commento del secondo tempo. Amici sportivi alla visione, immagini dal campo sportivo posto di Prato La Sera, sta per iniziare il secondo tempo di Avellino-Pescara, match valido per la settima giornata d'andata del campionato nazionale Primavera Team Trofeo Giacinto Facchetti. Il primo tempo si è chiuso con i padroni di casa che l'Avellino in vantaggio per 1-0, il gol messo a segno da Pizzi al minuto numero 34. È appena iniziato il secondo tempo, l'Avellino nel corso di questo secondo tempo attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi.
Non crediamo che nell'intervallo ci siano stati degli ulteriori avvicendamenti, che diciamo ulteriori perché nel corso del primo tempo entrambe le squadre hanno dovuto ricorrere ad un cambio. E dunque passiamo alla rilettura delle distinte. L'Avellino schiera K tra i pali numero 1, numero 2 Todisco, 3 Dragone, 4 Crisci, 5 Sgambati, 6 Rescigno, 7 Pizzi, numero 8 era Saccavino, sostituito al 32esimo del primo tempo da Arciello, poi Lucignano 9, Gutta 10, Cozzolino 11. In panchina siedono Mazzone, Carmine Esposito, De Rosa, Rossi, Branchi, D'Agunzo, Tagliamonte, Bettinardi, Ferraro, Gennaro Esposito e Krivka. Allenatore signor Cioffi, il Pescara risponde con Fargione tra i pali numero 1, 2 Malocu, 3 Di Allò, 4 Mele, 5 Forte, 6 Di Giacomo, 7 Diana, 8 Capocasa. Il numero 9 era Catullo, sostituito al 42esimo dal numero 18 Mancini, poi Del Sole e Battista. In panchina Scuccimaga, Delicarri, Marcelli, Palestini, D'Angelo, Fulvi e Sol. Allenatore signor Davide Ruscitti. La terna arbitrale è composta dai signori Luigi Carella di Bari e Domenico Palermo di Bari e Gianpietro Urselli di Taranto. Ancora veniamo in azione con Capitan Cozzolino. Arciello, suo gran parte del merito nell'azione del gol che ha portato l'Avellino in vantaggio. La sua azione caparbia dalla sinistra, l'appoggio per Pizzi in area, la conclusione precisa del numero 7 biancoverde a siglare il gol che sta regalando l'1-0 all'Avellino. Per il Pescara nel corso del primo tempo due nitide palle gol, entrambe sugli sviluppi di calcio d'angolo. Calcio piazzato per gli avellinesi. Dando uno sguardo, 22 in campo, abbiamo la certezza che non ci siano stati dei cambi. La conclusione al volo tentata da Pizzi. In due tempi Fargione. Ecco il primo difensore pescarese, l'appoggio per Di Allò. Il lancio di Di Allò, omonimo del calciatore che gioca nella prima squadra dell'Avellino, così come D'Angelo per il Pescara che è in panchina, una piccola curiosità. Del Sole, il cross di Diana, la respinta di Sgambati, ecco Di Giacomo. Battista, il cross in area di Battista, la palla che attraversa in diagonale tutta l'area e si spegne sul fondo. Contenuto del il numero 18 Mancini, subentrato ad Acatullo al 42esimo del primo tempo. Pronto K al rinvio, terzo della ripresa, 1-0 Avellino. Todisco, Cozzolino, lotta con Di Giacomo, appoggio di Di Giacomo a Battista, ancora Battista, Mele, capitano dei pescaresi, Crisci, Arciello si accende, Lucignano, dai e vai con Arciello, lo scatto vano del biancoverde, in vantaggio Capocasa che non vuole correre rischi e spedisce il pallone in out, rimessa laterale per l'Avellino, con le mani Todisco, appoggio corto per Arciello, viene affrontato dal duo di Giacomo Battista. Slalom di Arciello, insiste il numero 20 biancoverde, la rabona di Arciello, alla fine guadagna un corner, strappa applausi Luciano Arciello, tra l'altro in odore di convocazione in prima squadra,
corner per i biancoverdi. A caccia del raddoppio. Appoggio per Cozzolino, il cross in aria, la sbanacciata di Fargione. Alla fine viene segnalato fallo in zona d'attacco. Gioco interrotto da Carrella. Calcio di punizione per il Pescara. Per i biancazzurri Diallo. Decide di guadagnare metri Diallo. Intervento in Steichel di Cozzolino, rimessa laterale per il Pescara con le mani di Giacomo. Appoggio per Battista, lancio di Cozzolino che viene strattonato irregolarmente da Battista, gesto di fair play tra i due. E calcio di punizione per gli Irpini che stanno conducendo per una rete a zero. È pronto Rescigno a battere il calcio di punizione. Il destro del numero 6 biancoverde. Intervento di Diana. Ora Maloku. La palla è buona. La sfera che salza a campanile. Mele ad anticipare tutti. Viene travolto il capitano biancazzurro. Il fallo è di Crisci. Ora capocasa. Lamentarsi con Carella. Sinora nessun provvedimento disciplinare adottato dal direttore di gara. Gara correttissima dal punto di vista appunto della disciplina, a parte qualche richiamo verbale per un paio di calciatori pescaresi. È richiesto un nuovo pallone in campo. Ci riprova il Pescara a caccia del gol del pari. Intervento di Diallo che sta svariando tantissimo sul fronte difensivo. Battista, il solito dialogo con Di Giacomo. Ecco Mele. Cuttai interrompe la trama abruzzese. Occhio al rimpallo che favorisce Pizzi. Di testa forte. Era nell'allungo Maloku, rimessa per l'Avellino che può riportarsi nella metà campo avversaria. Mele riceve palla il capitano abruzzese. Appoggio per il numero 6 Di Giacomo. Il fallo di Todisco su Battista, calcio di punizione per gli ospiti. Di Giacomo lascia l'incombenza della battuta al numero 4 pescarese Mele. Ecco Forte che di testa sugli sviluppi di un corner, la distanza ravvicinata, ha sfiorato il gol dell'1-1. Capocasa, la triangolazione precisa con il compagno, l'intervento di Dragone ad arrestare almeno per un attimo l'avanzata abruzzese. Sgambati d'astuzia, ha provato ad evitare il corner, non c'è riuscito. A velocità normale sembrava che fosse riuscito a far scorrere il pallone sul fondo. Corner per il Pescara, palla in piena aria, lo stacco di testa da parte di Mancini, se non andiamo errati. Poi con qualche affanno l'Avellino è riuscito ad allontanare la minaccia, anzi no, trattavasi di Mele che ha colpito di testa. Fallo da parte di Sgambati, rischiato l'ammonizione il difensore dell'Avellino. Conta i passi il signor Carella. Siamo sul versante di destra. Pescara sempre pericoloso sui calci piazzati. È il decimo della ripresa.
Avellino è chiamato a difendere il vantaggio. Le raccomandazioni del direttore di gara, che ha richiamato a sé Rescigno e Mancini. Ecco il fischio dell'arbitro, la battuta del calcio di punizione, la traiettoria arcuata, lascia scorrere K, che ha battezzato la fuoriuscita del pallone, con lo sguardo appunto ha accompagnato la traiettoria della sfera. È lo stesso estremo difensore del Pino ad andare al rinvio di destro. Svetta forte nel duello aereo tra capitani. Va giù Rescigno, si lotta. Intervento di Dragone sul sinistro di Del Sole, che nello spazio stretto è riuscito ad andare alla conclusione. Altro calcio d'angolo per il Pescara. Occhio perché sulle battute dalla bandierina gli uomini di Ruscitti hanno creato i maggiori pericoli all'Avellino. Palla che attraversa tutta l'area e si perde sull'altro versante, non l'ha toccata nessuno. Sarà rimessa laterale per l'Avellino, che può respirare. Dragone con le mani. Arcillo gaggia un duello in velocità con Forte, stavolta la meglio il difensore biancazzurro. Ecco Di Giacomo ad alimentare l'azione per i suoi, l'appoggio sulla sinistra per Battista, vede Serve Mele, scambio Del Sole Mele, ora capocasa Maloku, Del Sole tiene palla, Del Sole appoggio per Forte, lancio in avanti, intervento su Mancini regolare da parte di Rescigno, che è riuscito ad arrivare per primo sul pallone. Di testa la colpisce Di Giacomo. Pozzolino, Todisco con rabbia, con decisione, svetta Forte che fa valere i suoi centimetri. Ancora Avellino, colto in controtempo Pozzolino, c'è Todisco in suo soccorso, ora Guttà, sgambati, cicca il pallone, subisce fallo il centrale biancoverde. Per un attimo non aveva trovato il pallone Sgambati, poi c'è stato il fallo ai suoi danni, se l'è cavata su Mancini. Intanto secondo cambio tra le file abruzzesi, fuori Diana al tredicesimo del secondo tempo, al suo posto il numero 19 Sou. Calcio di punizione per l'Avellino. Arcillo, il controllo di sinistro, il dribbling ottimo sull'avversario, ancora Arcillo che entra in aria, Arcillo aperto in mezzo, Di Allore spinge, la rovesciata provata dal numero 7 Pizzi. Pallone solo sfiorato. Ne è uscita un'esecuzione debole. Ecco Sov che prova a toccare il suo primo pallone. Il rimpallo vinto da Battista. Mele. Il match si mantiene su ritmi discreti. Ancora Pescara. Non si intendono Del Sole ed il compagno. Buon per l'Avellino. Maloku non si è inteso con Del Sole.
chiarimento lampo tra i due. Il lancio intanto di Kappa, il lancio di Diallo, Rescigno protegge l'uscita di Kappa, siamo già dall'altra parte. Crisci, Maloku lancia il pallone in foul laterale, rimessa per l'Avellino, quindicesimo al nostro cronometro, sempre 1-0 per gli Irpini. Match winner Pizzi in gol al 34esimo del primo tempo. Guttà in qualche modo riesce a servire il compagno, riceve nuovamente palla Guttà, incespica Guttà, accenna timidamente alla protesta numero 10, c'è Crisci per l'Avellino a portare palla, e Quarciello con Luciano Arciello invitato a calciare dal pubblico, alla fine esegue un assist sbagliato che favorisce i difensori pescaresi che avanzano con Diallo. Di Giacomo, Mele, lo scatto di Mele inseguito da Arciello, Mele sbaglia il passaggio ma c'è fallo ai danni del capitano del Pescara, calcio di punizione per gli abruzzesi. Anche l'Avellino si appresta al cambio, fuori Pizzi, l'autore del gol, al suo posto Krivka, sedicesimo del secondo tempo, Krivka numero 23, al posto di Pizzi, Diallo, lancio di Diallo, Mancini lascia scorrere, in corsa vana della sfera per Del Sole, altra rimessa dal fondo a beneficio dell'Avellino. Il rilancio di Kappa, di testa a colpire il capocasa, lo scatto di Todisco ma c'è pure quello di Battista, ci sarà rimessa laterale per il Pescara, ha segnato la battuta con le mani, non il calcio di punizione. Ora Mele, si allunga il pallone, intervento di Lucignano, rimessa con le mani ancora abruzzese, di Giacomo, So, movimento di So, Mele, capocasa lascia scorrere per Forte, palla ancora per capocasa, Mancini nei pressi del vertice dell'area, occhio al movimento del Pescara, Del Sole in aria, Mancini, è la palla che termina in rete per il pareggio del Pescara. L'errore di Kappa, diciottesimo del secondo tempo, dovrebbe essere stato Del Sole a calciare, il gol di Mancini per il Pescara, ha pareggiato dunque Mancini per gli abruzzesi, numero 18 ha riequilibrato il match. Ancora Del Sole, va giù Krivka, calcio di punizione per gli Irpini, dunque parità qui a Prato La Serra, il gol di Mancini e pareggia la rete di Pizzi siglata nel primo tempo. Di Giacomo, Mele, pareggiato il Pescara e per la seconda volta, come era accaduto contro il Carpi, Avellino passa in vantaggio e si fa riagguantare. So,
Riesce il filtrante per Del Sole. Lo scatto di Lucignano che è in posizione regolare. Diallo. Appoggio per Di Giacomo. Mele. Portapalla Mele. Riceve sulla sinistra Di Giacomo. Ancora Di Giacomo. Mancini. Battista. La sottrae basso. Fallo su Cozzolino che ha ricevuto un colpo in pieno volto. Punizione per i padroni di casa. 21esimo 1-1 a Pratola Serra tra Velino e Pescara. Bursesi che non ha ciuffato l'Avellino con Mancini. Lucignano, testa al cielo. Lucignano che però è in fuorigioco. Netta la posizione di offside dell'attaccante biancoverde. Calcio di punizione per il Pescara. Diallo. Palla ancora per Diallo. Prova il pressing Arciello. Di Giacomo. Mele. Mancini, il tacco a mettere in moto Battista. Tiraccio di destro del numero 11. Impreciso. Altra rimessa dal fondo. Il programma della settima giornata prevede Ascoli Carpi, Avellino Pescara, Bari Cittadella, Benevento Juventus, Chievo Provercelli, Empoli Udinese e Torino Sassuolo. Todisco perde palla all'Avellino. Gutta direttamente in faro laterale. Numero 10 biancoverde consente ai suoi di scalare posizioni in campo e di coprire al meglio. Ma il Pescara riparte dalle retrovie con Diallo. Indisturbato, colpisce di testa Sgambati. La rovesciata di Lucignano. Palla ricacciata nella metà campo pescarese. Gli abruzzesi manovrano con le mani. Mele serve Fargione. Forte. Fargione. Appoggio ancora per Forte. Diallo. Ancora Diallo. Mancini. Innesca Battista, lo scatto di Battista, palla in piena aria. E Sow non riesce a centrare lo specchio della porta. Chiedono la deviazione di una Avellinese e quindi il calcio d'angolo. I pescaresi. Ci sarà semplice rimessa dal fondo per l'Avellino. Ha rischiato la formazione di casa. Pescara vicino al gol del 2-1, ancora la formazione abruzzese, Sgambati riesce ad impossessarsi del pallone. Krivka, il dribbling di Krivka, calcio di punizione per i padroni di casa. Lancio di Diallo. Lucignano, Arciello tiene in campo il pallone. Arciello, appoggio per Krivka, entra in area Krivka. Maloku a denti stretti, ma ancora Arciello, il gioco di gambe di Arciello,
forte con qualche rischio. Alla fine rimessa dal fondo, ora si avvicina minaccioso Carrera alla panchina avellinese. Richiamo verbale da parte dell'arbitro all'indirizzo dei componenti della panchina campana. Ecco Fargione, 25esimo, 20 minuti più recupero al termine di questa partita che vede Avellino e Pescara sull'1-1. Vantaggio Erpino al 34esimo del primo tempo con Pizzi, il pareggio pescarese al 18esimo con Mancini. Inversione della rimessa laterale. Sarà il Pescara a rimettere la sfera in gioco. Da Maloku a Forte, si fa vedere Diallo, anzi la sfera però è per Forgione. Ecco Diallo, s'arrabbia Fargione con il compagno di Giacomo. Diallo, portapalla il numero 3 di colore, ancora Diallo, scatto di Lucignano, forte di testa, di media, messa laterale per l'Avellino, ammonizione per Mele, dunque primo giallo del match. Il provvedimento disciplinare dovrebbe essere scattato perché Mele ha rivolto qualche frase poco oxfordiana all'arbitro. Con le mani è pronto Todisco, ecco Arciello che ora ci prova dall'auto di destra, il fallo del numero 20 biancoverde, calcio di punizione per il Pescara. Ora Scaramucce con l'avversario, si avvicina il direttore di gara, le raccomandazioni del direttore di gara ad Arciello, parlottano i due a distanza. Dovrebbe smettere al Ciro nel protestare, rischia il giallo di testa Dragone e rimessa laterale per gli abruzzesi. Mancini, palla respinta, siamo all'altezza della tre quarti, di Giacomo, palla scodellata in aria, Krivka allontana la sfera, l'anticipo di Forte su Lucignano, il fallo commesso su Maloku da parte di Crisci che viene ammonito. Ora sta mettendo mano al taschino il signor Carella dopo aver sorvolato per gran parte del match, anche se dobbiamo dirlo è una partita che scorre sui binari della correttezza. Calcio di punizione per il Pescara, è il 29esimo del primo tempo, ci approssimiamo alla mezz'ora, batterà del sole per i biancazzurri. La breve rincorsa di Del Sole, palla in aria, la conclusione direttamente in porta, la sfera non si è abbassata a sufficienza, rimessa dal fondo per l'Avellino. Il prossimo turno prevede Carpi Torino, Cittadella Avellino, Juventus Chievo Verona, Pescara Ascoli, Provercelli Benevento, Sassuolo Empoli, Udinese Bari. Incorre il pallone Maloku, palla in favo laterale, ci riprova l'Avellino, Dragone con le mani, lancio verso Arciello, l'anticipo di Sov, attenzione alla ripartenza biancazzurra, appoggio sulla sinistra per Battista,
incitato dal numeroso pubblico abruzzese presente quest'oggi in tribuna. Respinta di Rescigno, ecco Arciello, viene rimontato però Arciello, Mele è stato fortunato, forte, Soul, Mele, il primo ammonito di questa partita, Di Giacomo, palla ancora per Mele, lo affronta per un attimo Arciello, l'appoggio per Forte, alza la testa Forte, l'assist morbido per un compagno, hanno capito tutto gli avellinesi, ora Cricci, Arciello, si strattona a vicenda con Maloku, lascia correre il direttore di gara, Cricci, Del Sole gli ruba palla, lo scatto di Mancini, l'uscita di K, che non è riuscito ad evitare la rimessa laterale, se non altro ha salvato la propria porta l'estremo difensore biancoverde sulla minaccia portata da Mancini. Ora Mele di testa sgambati, Arciello, lo scatto di Kriv, Cavano però, palla irraggiungibile per il numero 23 dell'Avellino, classe 2000. Krivka, elemento dell'under 17 biancoverde. Ora Di Giacomo, aggira Cozzolino, anticipo di Lucignano su Diallo, ma la rimessa è pescarese. 32esimo al nostro cronometro. La classifica, la ripresa del campionato, vede in testa la Juventus di Fabio Grosso, in testa con 16 punti, segue l'Udinese a 14, il trio composto da Torino, Bari e Sassuolo con 13, poi l'Empoli a 10, Chievo e Carpi 9, Provercelli 7, Cittadella 4, Ascoli e Pescara 3, Benevento 2, Avellino 1 punto. Avellino che reduce dalla sconfitta di Chievo Verona, i Pini battuti per 5-1 dai Crivenzi, battuta d'arresto anche per il Pescara che è caduto in casa per mano del Bari per 2-1. Intanto la conclusione dalla distanza da parte di Crisci, attento Fargione nella circostanza, Mele con qualche brivido, Forte, Crisci intercetta, Guttà, Crisci, Arciello, appoggio per Krivka, ne approfitta Battista per il Pescara, lotta con il capitano biancoverde, alla fine c'è fallo su Battista, calcio di punizione per il Pescara, prima però c'è un'altra sostituzione per l'Avellino, esce capitan Cozzolino al 33esimo, al suo posto il numero 18 Tagliamonte. Parità anche nei cambi. Eccolo in campo Tagliamonte, Diallo, Maloku, sfugge al tackle di Krivka, Maloku, Del Sole, palla in aria, il riflesso di K a salvare, se non andiamo errati su Mancini, poi Del Sole è in posizione regolare, palla sul fondo, occasione gol per il Pescara. K con un riflesso di piede ha respinto il pallone sulla conclusione a botta sicura di, se non andiamo errati, di Mancini. Ha rischiato l'Avellino sulla sortita dalla destra di Del Sole. Ora Forte si resta sull'1-1.
Il Pescara ha avuto un paio di opportunità per passare in vantaggio, per capovolgere il risultato. Crisci, Diallo, intercetta, Mele. Dopo l'uscita di Cozzolino, il capitano dei biancoverdi è Sgambati. Lotta Battista e con Mestiere riesce a portare a casa un calcio di punizione. Non è d'accordo Guttà, che ritiene di essere stato strattonato dal pescarese. Fatto sta che il direttore di gara ha concesso il calcio di punizione agli abruzzesi. Sarà Mele a battere il calcio di punizione. La battuta del capitano biancazzurro, l'uscita di Cappa. Ora qualcosa da ridire al numero 2 Maloku, siamo difensore biancoverde, bravo, reattivo sulla conclusione di Mancini. Di piede ha salvato il risultato. Mele, Maloku, Krivka, Lucignano, la sovrapposizione di Krivka, efficace l'intervento di Maloku che vuole lo spazio per ricacciarla in avanti. Smessa laterale per la formazione di casa. Arciello vince il rimpallo, Arciello, che gol di Arciello! Avellino in vantaggio, 37esimo, capolavoro di Luciano Arciello, palla indirizzata nel 7, imprendibile per Fargione, il talentuoso calciatore di Cioffi, sommerso dall'abbraccio dei compagni, l'Avellino è di nuovo in vantaggio, la rete stupenda di Arciello che di destro ha mirato l'angolino alto alla sinistra di Fargione, togliendo, come si suol dire, la ragnatela dal set. Il raddoppio dunque dell'Avellino con Arciello. Cinica la formazione campana che sull'1-1 in un paio di circostanze aveva rischiato la capitolazione. Poi al 38esimo si è ritrovata in vantaggio con il suo uomo migliore, con l'uomo di miglior talento che è Luciano Arciello. 38esimo, Avellino avanti nuovamente. Ora bisognerà stringere i denti per difendere questo successo che sta maturando grazie alle reti di Pizzi ed Arciello, inframmezzate dal pareggio di Mancini. Si ributta in avanti il Pescara, che sull'1-1 ha fallito due nitide palle gol. Occhio a Battista. Gioco interrotto. Calcio di punizione per la formazione di casa. Ha vinto da prima un rimpallo Arciello, ha preso la mira e ha scaraventato il pallone nel 7 della porta difesa da Fargione. Ora forte l'uscita del primo difensore pescarese. Diallo. 39esimo, un finale di partita tutto da seguire qui a Prato la Serra. Battista, ancora Battista, incespica, resiste il numero 11, ora Di Giacomo, il cross di Di Giacomo, l'inzuccata di Mancini, altro miracolo di Cappa che strappa applausi. Arciello crea, Cappa conserva. 39esimo, si accende il match, Pescara vicino al gol del pari, l'inzuccata di Mancini che ha colto un traversone dalla sinistra di Giacomo, reattivo Cappa, il colpo di reni del primo difensore biancoverde, deviare in corner, ci riprova ancora Mancini,
Stavolta il colpo di testa è molto meno preciso. Messa dal fondo per la formazione campana. Pescara vicino al nuovo pareggio. Il rilancio dell'estremo difensore biancoverde. Certo, negli occhi restano impresse le reti di Pizzi e Arciello, ma tanti meriti anche il portiere dell'Avellino, che in almeno in un paio di circostanze è riuscito con degli ottimi interventi a tenere la porta inviolata sia sull'1-1 che sul 2-1 per la sua squadra. Lucignano non è riuscito a indirizzare il pallone verso lo specchio della porta, aveva tagliato bene sul cross, sarà distratto di Allò. Ora Krivka, anzi Dragone, chiedo scusa, Arciello, quando tocca palla lui si infiamma il pubblico, non riesce nel dribbling, non si è lasciato superare forte, ma c'è comunque rimessa laterale per i biancoverdi. Con tutta la calma di questo mondo, Krivka, allo scopo ovviamente di guadagnare secondi preziosi, 41esimo al nostro cronometro. Ancora Arciello, il duello spalla a spalla con Maloku. Alla fine l'ultimo tocco del biancoverde, rimessa per il Pescara. Di testa Krivka. Fallo commesso da Forte. E calcio di punizione per l'Avellino. Si è preso il pallone proprio Arciello. Sarà lui a battere il calcio di punizione. Non era nemmeno partito titolare Arciello, è subentrato a Saccavino al 32esimo del primo tempo. La battuta di Arciello, palla direttamente indirizzata verso lo specchio della porta, conclusione al lato. Altro cambio per il Pescara, fuori il numero 6 di Giacomo, al suo posto il numero 17 Fulvi, è il 43esimo della ripresa. È pronto Fargione al rilancio. Svetta Dragone, svetta pure Forte. Ancora Dragone, Krivka, Fulvi però, inesperienza di Krivka, lo scatto del numero 10 del Sole, palla irraggiungibile per il regista biancazzurro. L'Avellino può guadagnare ulteriore tempo. Due minuti al termine del secondo tempo, poi vedremo quale sarà l'entità del recupero accordata da Carella, che ha già dato un primo sguardo al cronometro. Intervento di testa di Guttà, non ha trovato compagni pronti a ricevere la sfera. Krivka del Sole allontana Rescigno. Arciello a mettere in moto sull'alto di sinistra Dragone, è lontano Lucignano, intercetta di Allò. Arciello ruba palla, è liberissimo Lucignano, il destro dell'attaccante biancoverde, la respinta di Fargione che tiene in piedi il Pescara, un'occasionissima per Lucignano che non ha sentenziato ancora gli abruzzesi. Sarebbe stato il gol che avrebbe chiuso la contesa, peccato veramente. Lucignano ha mancato il gol del 3-1, si è lasciato ipnotizzare da Fargione, era liberissimo l'attaccante biancoverde che ha fallito il match ball,
ci sarà da soffrire. 90esimo il nostro cronometro, 2-1 per l'Avellino. La battuta del calcio piazzato, l'uscita di Cappa a bloccare la sfera. E sta contuso il portiere bianco-verde. C'è Sgambati che richiede l'intervento dei sanitari. Il direttore di gara consente l'ingresso degli elementi della panchina bianco-verde. Si è rialzato intanto Cappa. Non proprio fortunato nelle uscite quest'oggi, già nel corso del primo tempo. Si è proteso nella sortita ed ha subito, ha avuto un duro scontro con Del Sole, rimanendo contuso anche nella circostanza. Ora la restituzione di Del Sole al portiere avversario. Sadagia Cappa. Siamo già nella fase di recupero. Altro sguardo al cronometro da parte dell'arbitro. Il rilancio di Cappa di testa svetta forte. Ora Mele a spallata di Mancini ai danni di Rescigno. Buon per l'Avellino. Il tempo passa. La squadra di Cioffi ad un passo dal primo successo in campionato. Lancio di Sgambati, la rimessa laterale è per l'Avellino che resta in zona d'attacco, tiene lontano il Pescara dalla propria metà campo. Siamo già nella fase di recupero. Formazione di casa sta vincendo per 2-1. Gioco interrotto, calcio di punizione per il Pescara, richiamato dall'arbitro Tagliamonte. Lucignano per l'Avellino poteva chiuderla, ha clamorosamente fallito il gol del 3-1. Arciello, altra interruzione. 48esimo al nostro cronometro, siamo al terzo minuto di recupero. La scodellata disperata di Maloku, il triplice fischio del signor Carella a decretare la prima vittoria in campionato dell'Avellino Primavera, battuto il Pescara per 2-1. Nel primo tempo vantaggio irpino con Pizzi al minuto numero 34, il pareggio pescarese con Mancini al 18esimo della ripresa, nuovo vantaggio avellinese con Arciello al 38esimo del secondo tempo. E dunque l'Avellino che coglie la prima vittoria in campionato ai danni del Pescara. Avellino che in classifica arriva a 4 punti, scavalcando gli abruzzesi che restano a quota 3. È tutto dal campo sportivo Posto di Prato La Serra. Mimmo Ascolese al commento, Alfonso Iannone alle telecamere. A risentirci ai prossimi eventi di Avellino TV.